Salve a tutti e bentrovati a un'altra pillola di benessere. Oggi parliamo di stress e come lo stress possa ripercuotersi sulle nostre scelte alimentari. In realtà 8 italiani su 10 lamentano di essere stressati e per quanto riguarda l'approccio degli stessi sulle scelte o meno di alimenti, si riporta come in soggetti anche più o meno simili, alcuni sotto stress tendono a mangiare meno, altri sotto stress tendono a mangiare di più. In realtà i sintomi dello stress sono notevoli, passiamo dall'irritabilità a dei dolori veri e propri sulla muscolatura, all'ansia, cefalea, mal di testa e vertigini. C'è da dire che lo stress in realtà va a compromettere quella che è la funzionalità del nostro corpo e non solo perché nei soggetti sia che mangiano meno, testualmente mi si riporta no, mi si è chiuso lo stomaco, ossia soggetti molto ma molto nervosi addirittura tendono ad assumere anche meno acqua. Dall'altro lato ci sono i soggetti che, se nervosi, agitati o proprio sotto stress tipico anche d'esame, tendenzialmente mangeranno di più. Questi soggetti mangeranno di più e andranno anche alla ricerca di quelli che sono i comfort food, ossia quegli alimenti che psicologicamente vanno a tranquillizzarli, i loro alimenti preferiti, quindi possiamo pensare al cioccolato, ma anche a degli snack salati o anche a delle patatine. È dimostrato come sotto stress aumenta il consumo, e l'esempio è stato fatto su alcuni studenti universitari che prima di un esame aumentava l'apporto delle calorie tra un pasto e l'altro, quindi negli spuntini a base di snack, a base di patatine, salvo poi andare a ridurre invece il quantitativo calorico dei pasti regolari, quindi pranzo e cena. C'è da dire che lo stress, insieme a diete sbagliate, all'uso frequente di antibiotici, ma anche insieme all'infezione, ha come effetto finale quello di andare a indebolire il nostro corpo, e questo andare ad indebolire il corpo si manifesta su un indebolimento delle difese immunitarie. Un indebolimento delle difese immunitarie che si può manifestare con l'esternazione più classica dell'herpes labialis nei soggetti che sono già andati in contatto con questo virus, o comunque che si può manifestare in quasi tutti con una sensazione di astenia, stanchezza, spossatezza e perdita dei capelli. Per fortuna l'alimentazione può venire in nostro soccorso, tant'è vero che abbiamo numerosissimi alimenti che sono immunostimolanti, quindi sono degli alimenti che, se assunti sotto un periodo di stress, possono andare a migliorare, quindi a dare un rinforzo al nostro sistema immunitario leggermente indebolito. Vediamoli uno per uno. Abbiamo i pompelmi, che aiutano a potenziare il nostro sistema immunitario in quanto sono ricchi di vitamina C, ma sono ricchi anche di bioflavonoidi, che sono dei fitonutrienti che svolgono anche loro questa stessa funzione. Insieme al pompelmo abbiamo i frutti di bosco, che hanno degli antiossidanti che hanno come target finale proprio quello di andare a rivigorire le cellule del sistema immunitario. Inoltre contengono anche il magnesio, che è essenziale appunto per dare un po' di tono, un po' di forza all'organismo, e anche alla vitamina C. A seguire abbiamo i cavoli, quindi non solo i cavoli in sé, cavoli di Bruxelles, cavolfiori, ma anche i broccoli, quindi in realtà tutta la famiglia delle crucifere, che sono ricche di vitamine antiossidanti e contengono la colina, che permette alle cellule di funzionare in maniera corretta e va anche a migliorare la funzionalità dell'apparato gastrointestinale, che di solito sotto stress tende ad essere un pochino rallentato o comunque la funzionalità non è sui livelli eccellenti del solito. Anche i funghi sono degli ottimi alimenti immunostimolanti, e questo perché contengono lo zinco. E infatti è dimostrato che la carenza di zinco nella dieta comporta una maggiore possibilità del soggetto di instaurare alcune patologie. A seguire abbiamo le carote che sono ricche di beta carotene e che vanno a migliorare quella che è la funzionalità delle vie respiratorie, ma anche delle vie gastrointestinali, e quindi vanno a migliorare proprio la funzionalità del corpo. A seguire abbiamo anche gli spinaci, che sono un'ottima fonte di vitamina C e quindi riescono a rinforzare appunto le difese immunitarie, ma anche la vitamina E. E c'è da dire che gli spinaci, insieme anche ad altri elementi, sempre a foglia verde, sono ricchi di folati, e il folato, quindi l'acido folico, è tra gli elementi migliori come immunostimolanti. Infine dobbiamo dire che la cannella
è un potente antivirale, antifungino e antibatterico ed è un grandissimo alleato, quindi la cannella che potrebbe essere usato per esempio per andare a dare un po' di sapore alla frutta oppure anche in qualche dolce, ed infine anche l'anguria per la presenza di numerose vitamine che hanno anche loro come effetto finale appunto il rafforzare il nostro sistema immunitario. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è ultimato, io ringrazio Luca Chito in regia e vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere. Arrivederci!